il corpo di Gesù, no? E poi l'altro pane è quello della parola divina, che sono le due parti della divina liturgia, no? È il duplice nutrimento, insomma, veramente a messa si va per mangiare, davvero in tutti i sensi, no? Cioè, si va a messa per banchettare, no? Sia alla mensa della parola di Dio, sia poi ancora di più, ovviamente sono momenti incommensurabili, alla mensa del Signore, proprio nel senso sacramentale della parola. Direi che la concezione liturgica odierna ha fatto vedere molto bene la complementarietà dei due momenti. Una volta questo era un pochino in obliquo, per la verità, no? Capite? C'era questa regola che effettivamente al giorno di oggi non è bene seguire, cioè quella che dice che era il calice coperto o scoperto, no? Cioè finché non sia l'offertorio, allora la messa è valida. Quando poi comincia l'offertorio, allora bisogna prendere un'altra messa per soddisfare il precetto domenicale, no? Ma era effettivamente creava un po' la mentalità come per dire il Vangelo ha meno importanza, insomma, non so se rendo l'idea. E questo certamente non è giusto, vedete, la Santa Messa è integrata essenzialmente da entrambe queste parti, liturgia della parola, liturgia del sacrificio. Però certo, non bisogna esagerare dall'altra parte e equiparare le due cose, c'è effettivamente chi lo fa. Ora, chi lo fa è ridiventato protestante, capite? Cioè, può iscriversi senz'altro a qualche chiesa evangelica luterana, no? Perché questa è la loro concezione, insomma, no? Capite? La Bibbia alla pari della cena, no? Invece se per noi, come penso che sia, no? Cioè la mensa eucaristica è veramente il sacrificio di Cristo, in cui Cristo stesso si offre per noi, è veramente la partecipazione al corpo e al sangue di Cristo, allora è chiaro che si tratta di due gradini, diciamo così, incommensurabili, capite, tra loro, e però entrambi appartenenti a questa unica realtà della divina liturgia. D'altra parte avete presenti i discepoli di Emmaus, no? Gesù proprio tratta così con loro, no? Prima li ammaestra nelle scritture e dopo questa catechesi li conduce a mangiare ed è nel gesto dello spezzare il pane che i discepoli riconoscono Gesù, no? Bene, allora in questo senso vedete, bisogna proprio avere quella stessa spiritualità che aveva anche il nostro Santo Padre Domenico. Vi ricordate la vicenda dei pellegrini tedeschi, mi pare che erano, no? E che non parlavano ovviamente la stessa lingua, già allora c'erano i problemi, no? Di intendersi al di là delle diverse lingue, no? Allora si vede che probabilmente era gente del popolo perché altrimenti si sarebbero intesi in latino. Fortunato il Medioevo che aveva questa lingua internazionale, no? Ecco, così, insomma, siccome non parlavano né lo spagnolo, né l'italiano, né il latino, eccetera, allora San Domenico non sapeva che cosa fare. Allora ha chiesto al Signore questo miracolo che di fatto gli è stato concesso di poter spezzare a loro non solo il pane eucaristico, ma anche il pane della parola di Dio. Vedete come vedeva veramente la parola di Dio come un nutrimento, un cibo. No? D'altra parte la scrittura stessa che ce lo suggerisce, no? Gesù ci dice con ogni chiarezza, anzi dice appunto al demonio che lo tenta nel deserto, gli dice davvero non di solo pane vive l'uomo, ma di ogni parola che esce dalla bocca di Dio. Vedete? Quindi in qualche modo quello che è il pane per il corpo lo è la parola di Dio per la nostra anima, c'è una perfetta analogia, no? Ecco. Bene, perciò noi chiediamo appunto a Dio con questa richiesta, dacci oggi il nostro pane quotidiano, e richiediamo di poter accostarci alla mensa della sua parola, al suo sacrificio e alla santa comunione. Ed in fondo è la richiesta di questo, no? Di essere, nel senso più globale, sostenuti, aiutati da Dio giorno per giorno con questo duplice pane, con la meditazione della sua parola e anche con il pane sacramentale. Vedete come già i medievali conoscevano la bontà in fondo della comunione quotidiana, no? Ecco che poi, come sapete, è ritornata in prassi molto recentemente, all'inizio del secolo, no? E però è una pratica molto pia, è vero, proprio comunicarsi giorno per giorno per nutrire continuamente l'anima, per ampliare giorno per giorno la nostra vita divina. No? Come il nostro corpo ha bisogno di ricambiare le energie, così accade anche dell'anima. Non è la stessa cosa, per la verità, capite? Non è la stessa cosa, però una certa quale analogia c'è, non bisogna mai privarsi a troppo lungo tempo di questo pane.
Perciò noi chiediamo al Signore di darci questa immensa grazia di poterci accostare giorno per giorno alla Sua parola e anche alla Divina Eucaristia. E certo, se lo chiediamo al Signore, saremmo incoerenti con la nostra preghiera se noi stessi non fossimo solleciti di farlo. Capite quando il Signore imbandisce dinanzi a noi la sua mensa, no? Gli chiediamo, Signore, dacci il nostro pane quotidiano, dacci la tua parola, dacci la Divina Eucaristia. Ma poi quando c'è, la sapienza grida in vano, no? Avete presente la sapienza, che è bellissimo questo brano, se non ricordo a memoria, comunque che imbandisce la tavola, no? Che mesce il vino, no? Eccetera, invita tutti proprio a partecipare a quell'autobanchetto, no? Ecco, vedete, bene, la Divina Sapienza ci invita al suo banchetto. Bisogna che ci trovi proprio pronti, ci trovi solleciti, ci trovi invogliati a partecipare appunto al banchetto del Regno dei Cieli, no? Vi ricordate anche la parabola del Signore, no? Quando appunto il re manda i suoi servitori per invitare appunto i dignitari del regno al banchetto di nozze del figlio del re e loro si rifiutano con tanti pretesti meschini, no? E allora poi tutti sono invitati, entrano nella sala di nozze e partecipano al banchetto, no? Poi c'è tutta la vicenda della veste nuziale, eccetera. Ecco, si collega proprio con questa richiesta del pane quotidiano, essere solleciti di mangiare di quel pane e proprio essere anche in qualche modo nelle dovute disposizioni per farlo, no? Bene. Ecco perché poi, sia detto tra parentesi, è che è una prassi ovviamente molto buona da raccomandare anche ai laici, perché no, se ne hanno la possibilità, capite, di partecipare alla Santa Messa quotidiana e comunque di meditare la parola di Dio, no? Direi che al giorno di oggi ormai, anche così nella direzione spirituale, rare volte si incamminano le anime verso la preghiera di meditazione, la orazione mentale. No? E io capisco perché il mondo così come va, insomma, è già molto se si riesce a arrivare a una solida orazione vocale, non pretendo molto, ma però bisognerebbe tendere al di là di questo proprio alla meditazione della parola di Dio. Con molta umiltà, perché molti dicono giustamente, proprio recentemente il Giovanotti mi aveva detto, sapete, noi preghiamo i salmi, no? Perché hanno imparato da altri, no? Che si pregano i salmi, le lodi, eccetera. Noi preghiamo i salmi, ma non ci capiamo proprio niente. Allora ho detto a loro, sapete ragazzi, non fatevene nessun cruccio, neanche io ci capisco molto, no? E allora sono fatti un po' coraggio, no? Perché vedete, quello che è importante è che Dio capisca, care sorelle, vedete, e il Signore capisce tutto, no? Ecco, noi siamo solo strumenti, no? Di preghiera. E allora bisogna essere coraggiosi in questo, no? E certo, man mano che si va avanti con fiducia si allarga un po' l'orizzonte, no? C'è il Signore che ci parla al cuore, allora allarga anche la nostra conoscenza della Divina Scrittura, purché sia assiduamente meditata, no? Non bisogna spaventarsi all'inizio, bisogna proprio nutrirsene continuamente e poco alla volta quel cibo che all'inizio è duro, ecco perché San Paolo, da buon pastore di anime, dice appunto che non dà subito il pane duro, è vero, no? Ai fedeli, ma prima dà il latte, no? Proprio perché possano digerire meglio, no? E in seguito poi si dà effettivamente il pane solido della dottrina, no? Così similmente bisogna condurre le anime con una certa gradualità, però bisogna mirare a questo, no? Che sia vicino a questo robusto pane della meditazione della parola di Dio. Ed è bello, e vedo dei grandi progressi spirituali in quei laici che riescono a trovare quella oretta, tre quarti d'ora, insomma, quello che è per così assistere alla Santa Messa quotidiana. Certo non è facile perché gli orari di lavoro sono spesso molto difficili, però se si riesce è un consiglio molto buono da dare, insomma, fa tanto bene all'anima. Bene, allora, noi chiediamo il pane della Divina Parola appunto perché non di solo pane terreno vive l'uomo, ma del pane celeste che viene da Dio. Ora, la beatitudine che si connette con questa richiesta è la fame della giustizia. Ovviamente la richiesta "dacci oggi il pane quotidiano" è una richiesta che ha a che fare con la nostra fame, persino nel senso molto concreto della parola, no? Quindi è ovvio che c'è questa tangenza, no? Questa affinità tra la richiesta del Padre nostro, "dacci oggi il nostro pane quotidiano", e quella beatitudine che il Signore annuncia così: beati coloro che hanno fame e sete della giustizia, perché saranno saziati. Vedete, la fame e la sete della giustizia.
dove giustizia significa non solo che sia fatta giustizia, insomma, nelle vicende umane, no? Anche quello, ma molto relativamente quello, è la giustizia di Dio, la santità di Dio. Voi sapete che l'Antico Testamento adopera là dove noi diciamo santo, l'Antico Testamento spesso dice giusto, no? In fondo la parola kadosh, santo, in questo senso stretto della parola, si applica quasi esclusivamente a Dio, non si dice di un uomo, no? La santità di un uomo non è kadosh, ma è tzadik, cioè è giusto. Vi ricordate anche San Matteo, no? Quando dice di San Giuseppe che era un uomo giusto. È detto tutto, avete una canonizzazione in piena regola di San Giuseppe, no? Capite? Vuol dire era un uomo santo, no? Proprio di quella santità che concerne in qualche modo la rettitudine del rapporto tra l'uomo e Dio. Quindi giustizia come rettificare il rapporto nostro con il Signore, no? Ecco, perciò bisogna essere affamati di questo, affamati, assetati del nostro essere in ordine, si direbbe, perché la giustizia, avete lì, è connotata la giustizia nel senso stretto della parola, essere in ordine rispetto a Dio. La giustizia è sempre un ordine, no? E allora essere affamati, assetati della giustizia in questo senso più ampio della parola, non è avere sete della giustizia sociale, anche quello per carità, ma però al di là di questo essere assetati dell'ordine della nostra anima a Dio. Come una cerva anela, è vero, alle fonti d'acqua, così la mia anima anela a te, o Dio, no? Ora, giustamente, chi ha questa fame e questa sete in questa terra non sarà mai saziato. Perciò è giusto che continuamente chiediamo, no? Dacci oggi il nostro pane quotidiano. La sazietà rispetto alla giustizia si trova solo nella patria celeste. Gesù lo dice chiaramente, perché la sazietà è il premio di questa beatitudine. Vedete, in questa terra si soffre fame e sete. Quindi viviamo nel desiderio della nostra perfetta amicizia con Dio, no? Del nostro ordine a Dio. Ma il desiderio ha anche qualcosa di doloroso e di straziante, no? Ecco. Allora questa preghiera, dacci oggi il nostro pane quotidiano, riguarda non solo il pane della terra, riguarda anche il pane spirituale, riguarda in particolare la fame e la sete della giustizia, che significa l'ordine dovuto spirituale dell'uomo a Dio, e significa chiedere al Signore che ci sostenga con la sua gioia, si potrebbe dire, che ci dà in questa terra, in mezzo allo strazio del desiderio di quella giustizia che ancora non possediamo e però la desideriamo. Vedete? È ancora una sorgente in qualche modo di sofferenza, questo desiderio santo, no? E allora chiediamo con questa preghiera che il Signore lo attenui giorno per giorno, conducendoci appunto nelle vicende della nostra vita, no? Bene, allora vedete quanti significati ha questa breve preghiera, dacci oggi il nostro pane quotidiano. Significa in toto chiedere a Dio di attraversare l'insieme dei beni terreni in modo tale da non perdere di vista i beni eterni ai quali il Signore ci ha chiamati. Bene, la prossima volta poi commenteremo appunto la prossima invocazione, rimetti a noi i nostri debiti come noi li rimettiamo ai nostri debitori, che come ovvio ha una estrema importanza. Sapete bene che Gesù poi la riprende anche nella catechesi che fa ai discepoli dopo aver concluso il Padre Nostro, riprende questa invocazione e dice: se voi non perdonerete i loro debiti al vostro prossimo, anche il Padre vostro celeste non perdonerà a voi. Vedete, una condizione molto pressante, quella appunto di saper perdonare per essere perdonati.